Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio di Mr. Prepper. Siamo ancora qui per andare avanti con la nostra avventura su Mr. Prepper e vediamo se riusciamo questa volta a far di meglio. Quindi, vediamo un po'. Fuori piove, quindi che facciamo? Un po'. Attenzione. Un attimo qua giù, vediamo. Ah, intanto qua ci sono le nostre culture, vedete che pian piano stanno crescendo. Allora, la nostra workbench. Se noi volessimo portare la nostra workbench a livello 2, cosa serve? Un fottiglione di roba che non abbiamo. Anche la pietra serve, ok. Allora, dove eravamo rimasti l'ultima volta? Vai nella foresta. Vabbè, andiamo nella foresta, dai. Dove andiamo nella foresta? Nella foresta a cercare la tizia, credo. Vediamo. Allora, sì. Prendiamoci le bacche nel frattempo, ma non c'è niente. Anche qua ci sono delle bacche. Io me le prenderei, ragazzi, perché comunque sono sempre bene. Tengono vitamine. E oh, le prendi, vero? Mi sa che queste non le prende, raga. Non le prende? Grabba le grappe. Le grappe. Grabba le grappe. Allora. Ah sì, dai, grabba anche queste, Mr. Prepper, vai. Non so quante cacchio ne abbiamo. Aspetta. Ah, abbiamo anche l'acqua. Porca miseria, ho dimenticato di metterla giù. L'acqua sarebbe stato meglio metterla giù, eh. Comunque. Dai, Mr. Prepper, ci sei? Grandissimo. Andiamo nella foresta. E ciao, cervo. Prima o poi lei farà una brutta fine. Penso. Presumo. Devo vedere di qua. Allora, di qua. Cosa, grabba la grappa? Grabba la grappa. Quindi, non c'è niente. Scusatemi, Ci doveva essere qualcosa nella foresta. Forse l'avevamo già trovata. Ah, qui c'è qualcosa però. Attenzione, cos'è sta roba? Questo. Aspetta. Tac. Tac. Che c'è qua dentro? Abbiamo l'acqua. Come l'acqua? Vabbè, take all. Basta. Ce l'ho pieno di acqua io. Sono anche portati in abbondanza, quindi boh, non lo so. Va bene. Vai, Mr. Prepper, vai into the wood. Ok. È qua che dovevamo andare, sapete che non lo so. Presumo sia di qua. Ha detto nella foresta, di giorno. Ah, c'è un cespuglio lì che si muove. Caccia il fucile, Mr. Grabber. Mr. Grabber. Cos'è questo? Ho visto una figura sospetta. Una leva. E la leva. Che è questo? Esci da lì! Che state facendo lì dietro, eh? Hello, Buttercup. Ah! Yeah. Io ora cosa stava facendo lì dietro? Ho il cespuglio da sola, porcaccia la miseria. Chi sei? Si chiama Jenny. Ok, e va bene. È quello che mi ha mandato la lettera. Va bene. Dice che praticamente è una contadina, una che coltiva piante e hey. Non è Mr. Prepper, è Fonzi. Allora, va bene. Vabbè, c'è una cabina. Ci dice che praticamente lei ha una cabina nel bosco. Nel boschetto. Però che adesso non riesce più a praticamente ad arrivarci perché ci sono i lupi. È andata a raccogliere qualcosa per fare un sugo delizioso. Cabin wood, red wood.
Serve una massa. No. Un attimo. Ok. L'aiutiamo, praticamente lei ci fa da trader, tipo una cosa così. Ho ben capito. Va bene. Proveremo, però dice che è nel sottobosco, quindi noi nel sottobosco ci arriviamo, boh, grab. E noi dobbiamo anche farci, mi ha detto, qualcosa per difenderci, tipo una mazza da baseball. Non so come si fa. Dobbiamo tornare a casa sicuramente. Grab. E altro legno, tanto che ci sono, ma aspetta, quanti non sono pesante? Ma sono già a palla. Bene. Basta legno. Casa. Bene, Mr. Prepper, ce l'hai fatta. Ho trovato statistica. Signora anziana. Va bene. Quindi, signora anziana. Beh, per adesso, ragazzi, il legno noi non ce ne facciamo assolutamente niente. Qua in inventario ci occupa a posto, quindi andiamo a dismantellarlo qua. Vede lì, ragazzi, tutto il resto. Eh sì, vabbè. Coprirà un po', però non ci posso fare niente, perché se la metto qua, copre quei qui. Quindi, bene. Allora. Il legno adesso è fatto qua. Dobbiamo mettere giù dell'acqua, però. Allora, l'acqua. A parte che qua. L'acqua qua ci sta, eh. Qua. Poi diciamo che io quasi quasi l'acqua, ragazzi, la metterei giù qua. Se ne frega, cioè. Ah, no, però sicuramente no. Sì, giù. Giù le tanicozze. Ma cosa ne hai messo giù una? No, tutte e cinque lo volevo mettere giù io, in realtà. Ah, ok. Giù. Grande Mr. Prepper. Poi abbiamo le bacche che adesso andiamo a mettere giù in frigo. Anche queste esche qua non è che mi servono tanto. Qua cosa sono queste qua? Così bait. Possiamo farci delle trappole. E no, non prenderla. Possiamo farci delle trappole. E questi stanno andando a male. Però cosa serve? No, le volevo prendere. Aspetta un attimo, Mr. Prepper. Le volevo prendere io questi qua. Possono prendere, grazie. Dobbiamo cucinarci qualcosa, per favore. La beet soup. Sì, col beet. Prima che vada male, ragazzi, me lo faccio. Trova. Anche perché poi capiremo bene se farcene. Io mangio questo, cioè mi bevo più che altro questo. E l'acqua qua non si può mettere, vero o no? Adesso che me ne faccio di quest'acqua? Mettiamola giù. Facciamo una scorta di tanicozze qua. Che fare? Mr. Prepper, ci sta l'acqua qui? Ah sì, dai, che ci sta. Grandissimo, Mr. Prepper. Vai, giù le tanicozze. Però ovviamente non disponi quella roba. Qui 15. Ok, cosa abbiamo? La trappola. Va bene. No, noi dobbiamo farci una mazza, raga. La mazza. La mazza da baseball. Orca, c'è la miseria. Quindi, si può fare? Da baseball dobbiamo aspettare. No, sì, si può fare. Col legno. Voglia. Quella madonna. Con quanta potenza nel suono mentre crafti. Ok, per equipaggiare questa. Devo metterla qua. E qua? Yes. Vai, Mr. Prepper. Mr. Prepper! E proviamo ad andare. Proviamo, ragazzi. Che frega. Allora, qua. La foresta. Vediamo se riusciamo a sbloccare la strada. La vecchia. Scusa, Mr. Prepper, tanto ci sei. Prenditi queste cose che ricicciano come se non ci fosse un domani. Qua, cos'è? Ah, repair. Riparare sta roba. Ah, serve la leva. Noi ce l'avevamo, eh. L'abbiamo presa. Beh, eccola qua. Perfetto, la leva è stata riparata e tutto è stato fatto. Molto bene. Avevamo anche una trappola. Ce l'avevamo fatta una trappola, sì, eccola qua. Facciamo trap. Ok, e come faccio per... Open. Credo che ci vada questa, no? Yes. Prepper grande. Poi prepper un'altra qua. Ok, e mettici, scusa, così. Io faccio quick set. Grande. Faccio quick set, è molto più prepotente. E così, tac.
Quick set, no, scusa, ho sbagliato. Così, quick set, grande. Tac. Ma ci ho messo l'altra, non vale? Va bene. Ok. Allora, Mr. Prepper, andiamo a riparare sta roba. Ancora? Non l'avevo già riparata, raga. Ripara. Andiamo, andiamo. Fatto, Mr. Prepper, fatto. E quindi, vabbè, sarebbe il caso di tornare a casa, cioè, nel senso, no? Livello 2, va. Devo di rischiarcela un po' così, grabba questo, che è sempre legno e fa sempre, sempre utile. Ho capito, è stanco, Mr. Prepper, porca miseria. Andare a casa. Anche perché non si vede più niente. Sì, è meglio tornare a casa, ragazzi, e venire... Un'altra volta. Vabbè. Abbiamo provato, eh. Grabba questo. Grabba questo, dove ci sei. Guarda che qualche bacchetta. Sì, ragazzi, torniamo a casa, andiamo a dormire perché è un po' tardi. Magari ci andiamo il giorno dopo, sempre se non viene il tizio a farci di ispezionamento lì. Avanti, Mr. Prepper, forza. Gira sto coso, Mr. Prepper, gira sto coso, ok. Lo beccano. Siamo fottuti. Clip. Avrà un nome sto tizio. Mi pare che l'avessero detto all'inizio. Però non mi ricordo più. Ok. Giorno è passato. Quindi. Vabbè, adesso quindi riusciamo ad andare dai lupi. Saprei. Allora, nel frattempo, altro che lupi, facciamo hit. Sapete che... No, cazzo, ho sbagliato. Sapete che forse conviene sempre farsi il succo di bacche lì, come cazzo che si chiama? Perché a sto punto... E sono qua 4, vabbè. Ah, perché me le ero dimenticate. Ciao, posto... Bob! Aspetta, Bob! Arrivo, Bob! Aspetta che avevo ordinato qualcosa, Bob. Arriva il mio... No, una lettera dai Minuteman, Bob. Va bene. Adesso la leggo. Palle, ma questa musica. Allora. Spero che questa lettera ti arrivi il prima possibile. Ultimo regalo. Che regalo? Non leggo un tubo con sto font. Cos'è? Ho accesso delle scorte segrete di rifornimenti. Fidati di me. Vabbè, dice che se vuole praticamente. All just love, to jar, blueberry jam. Ok, dice praticamente che vuole. Se. Vogliamo il suo aiuto, tipo, che ne so. Dobbiamo mandargli un succo. Un succo? Un succo di... Una marmellata di bacche, di mirtilli, insomma. Bene. Io me ne strafrego perché... Ah no, c'è ancora il legno. Fermi, fermi, fermi. No, sono pesantissimo così. Allora, aspetta un attimo. Mr. Prepper, mi vai per favore a spaccare sto legno qua che... si può? Non si può? Oh! Ah, perché non andrà la workbench, giustamente. Vai! Oh, di esserci invece... Non c'eravamo la workbench. Go su! Forza, forza. E 8 su 100 secondo me... Ma perché è love? Mia preparedness qua. Devo cucinare qualcosa. Vabbè, cucina qualcosa, dai. Cucina qualcosa, secondo me, la mia preparedness... Schizza su. Vediamo un po'. Allora, prendiamoci le bacche, facciamoci sto succo. Non è vero. Prendiamoci l'acqua. Ok, prendiamoci questo, prendiamoci questo succo. Le gem. Vai, cucci. Cucci, cook. Mi ha preparato sale? Sì. Ne neanche due, va. Un po' sale, vedete, dai. Ok. E queste poi me le mangio da sole, insomma.
Allora, sugo mettiamo giù e poi mettiamo che... Ma io mangerei anche questo, mangia questo. Ah, vedete che boost. Che boost. Poi adesso stacco. Questo stacco mi rimane sempre. Allora, Mr. Prepper. Sull'acqua qua. Oh, ci stava prima, eh. Vai. C'ho pieno di Tanic qua, praticamente c'ho... sono nate... Che è nato qua? Ah! Carote. Va bene. Aspetta, anche le carote. Mettiamo giù. Sarebbe anche utile ripiantare altre cose. Vediamo se facciamo in tempo. Ah. Un casino qui. Allora, però io so che dovrei avere degli altri semi. Cosa sono questi qua? Semi di cavolo, va bene. Cavolo, i semi di cavolo, però. Qua? No. Qua no. Qua c'è l'acqua. Non c'è niente. No. No. Vabbè, piantiamoci questi nel frattempo. Sono tipo semi di quick plant. Semi di quick plant sono, esatto. Com'è blocked? Non darci? Perché è blocked? Cosa c'è? Ah, c'è l'acqua? Crap. In mezzo alle palle, sì. No, no, quick plant. Ok, quick plant. Acqua. 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 Qua. Qua. La puoi mettere giù qui? Tipo senza che la metti giù? No! Non voglio che la metti... Aspetta. Grab. Io voglio che la metti di là, dall'altro lato, vedete? Cioè dall'altra parte del Cristo voglio che la metti. In mezzo qua, queste due. Si può, Mr. Prepper? No, non si può, Mr. Prepper, perché lei è... Ah, adesso sì. Aspetta. Grande Mr. Prepper, se no che cavolo fa a passare lei. Perfetto, andiamo su. E adesso penso che potremo anche andare... Niente sta roba. Al lupo potente, dov'è? No, scusa, ho sbagliato. Andare qua, Mr. Prepper, che fai? La foresta. Andiamo a vedere se riusciamo a beccare sti lupi. Allora, Mr. Prepper. Cazzo, di volte ho detto Mr. Prepper. Però mi piace dire Mr. Prepper, non ho capito perché. Ho qualcosa, secondo me. Le nostre trappole, non ho preso qualcosa? Ancora no. Cosa è successo? Ah no! Vabbè, intanto che ci sei. Via sta roba. Ah no, così! Andiamo, c'è cioè, una struttura. Cazzo, parola. Non può essere. Mr. Prepper. Livello 2. Questo è quello che volevo fare. Eccolo la scala. Grandissimo, grandissimo. Tutto the wood. Ma qua non c'è niente. Grab, back. Grab, back. Grab, back. E grab, back. Porca tra quante bacche che ci sono qui. Ma questo lo posso grabbare? Yes. Grab 31, va benissimo. C'è un bel po' però qui, di... Back. Ma io non gliela posso fare tipo la succo di mirtillo. Beh, Mr. Prepper, andiamo che non tempo da perdere qua. Fatto un attimo un'esplorazione così destra e sinistra, ma a questo punto credo comunque che convenga sempre fare il succo con queste cose, perché sì, secondo me è una buona idea. Ah, Mr. Prepper, che stiamo appesantiamo qua. Stiamo appesantiamo, ottima rasa. Sì. Stiamo appesantiamo. Molto bene, Mr. Prepper, grande, sei un figo. Ma qui c'è un danger, attenzione. Un danger. Ma noi sprezzanti del pericolo. Beh, ma se c'è scritto danger, un motivo ci sarà. Quindi, andiamo. Così. Allora. Andiamo, andiamo, Mr. Prepper, forza, forza, che lei io la vedo molto yes, wanna gun, wanna, niente. Io la vedo molto wanna gun, open qua, cosa c'è? Ah, porcaccia la miseria, Mr. Prepper, mettiamo giù il troncone.
No, eh. Ma posso mettere da qualche parte sta. Non me lo devo per forza tenere. Vabbè, sta roba la vedremo prendere più avanti, allora, cioè, non è che... Sto l'osso qui, Cazzo ti ridi, Mr. Prepper, un lupo. Si attaccherà. No, i lupi, ragazzi, non attaccano l'uomo, neanche se volete, quindi... Io, se volete, sì. Però diciamo che i lupi, non, in genere, non vanno ad attaccare... Così, per potenza. Invece noi lo attacchiamo di per potenza. Ciao, ciao, ciao. Ha detto che posso pararmi. Ah, sì, posso pararmi anche. Perfetto. No! Troppi! Troia. 2 e 3 e 4 e 5 e 6. E. Ah, wow! Vai, lupo maialo. Ok. Maialo, lupo. Ah, beh, perfetto. Oh Cristo, mamma lupa! Ecco la mamma lupa. Porco trotto, cicciolo, mamma lupa. Aspetta, aspetta, che ho i lupacchiotti qua. Come stiamo messi a vita, raga? Non sto minimamente vedendo la vita. La vita. Ecco la lupa. Maiala, lupa, maiala. Insomma. Abbiamo finito? Aspetta, Mr. Prepper. Ah, dove cazzo sono finiti i lupi? Scusa, ma non si poteva prendere... A parte che non ha il coltello qui. Si può prendere dal lupo... La ciccia di lupo? Visto che in tempi di crisi qua... Ma sembra che sia un osso questo, vedete. Sì. Qua c'è dell'altra roba. Non è quella di prima, credo. Io posso. Ah, qualcosa posso prendere però, eh. Avete visto? Non posso prendere queste due schifezze qua. Ma un po' lo posso prendere. Quindi grab. No, questo. Basta, basta. Che è successo qua? Siamo arrivati alla casetta? Alla capanna nel bosco? Siamo arrivati alla capanna nel bosco. Chi è? Jenny Zat. Ah, è la tizia ciccia lì, no? È la Jenny. Ma io, cacchio, c'è i semi da rubare. Io non glieli posso rubare. No. Tristezza. Però, Jenny, io ti posso mettere giù un tronco qua. Vedete? Nell'armadietto ci mettete un tronco di un albero. Come cazzo fai se no a... Giusto? Dentro l'armadietto un tronco intero di un albero. Chiaro. Chi non ci avrebbe mai pensato, eh? Dite la verità. Allora, poi prendiamo questo. Grabba questo. Grabba questo. Grabba questo. Dite la verità che voi dire. No, ma io non ci avevo mai pensato l'armadietto. Il tronco dentro l'armadietto. Lo so. Ok, vi devo dire. Ma non c'è più niente. Ah, carote. Grande carote. Adesso quando torna mi fa un culo questa. Ah, cosa c'è qua dentro? Un'altra roba, boh. Finito? Abbiamo saccheggiato la casa della vecchia. Mamma mia, che approfittatori però. Sempre perché cos'è? Fammi spectare anche la lampada. Ah, ci dà il vetro, però non la possiamo rompere. Ovviamente, perché se no sarebbe un po' troppo. Ma, per uscire così? Per uscire così, ok. Molto bene. Ah, oh, cacchio, ci ha beccato. Ho sgamato? Jenny, sono tornato io, eh. Scusa, mi sono permesso di prendere un po' di cose. Salve, caro... Io e Bob ti ringraziamo per aver sconfitto il Big Bad. Il Big Bad, il grande cattivo. Però, ok, che vabbè, non ti abbiamo dato troppi problemi. Please don't call me in ogni modo. Non chiamarmi in ogni modo. You're welcome. Sarebbe. You're welcome. Non lo so perché praticamente qua dice and no, I'm fine. No, I'm fine. Cioè, io no, sto bene. Quindi va bene. Siamo a posto. Allora, Jenny qua ci dice che... Oh, basta. Ah, perché noi adesso possiamo comprare la da Jenny. Ok, perfetto. Ok, che dice che lei praticamente ci compra, cioè ci vende degli ingredienti per fare degli esperimenti di cucina. Va bene. Ok, ingredienti. Ah,
Deve fare il tè alle erbe, ok. Gli servono i funghi che si trovano nelle miniere. Ok. Ah, interessante, funghi. Nella vecchia miniera per il tè. Sicuro, perché no? Che non fai il tè con i funghi? Cioè, è una cosa normalissima. Ok, Maro, fai attenzione perché la miniera è pericolosa. Va bene, c'è un suo amico. Vabbè, e ci sblocca la miniera. Ok, perfetto. Posto, posto. Andiamo, andiamo. Più o meno questo è quanto ha detto, insomma, grosso modo, in linea di massima. Grabba tutto. Adesso possiamo prendercela sta roba, però. E noi abbiamo messo dentro l'armadietto, tackle. Esatto. Dentro l'armadietto abbiamo messo il tronco intero di un albero, quindi adesso c'è posto, non vedo più niente. Cosa c'è qua? C'è una luce, avete visto? Cosa qua? Tackle? Perché non posso prenderlo? Ma no, ma siete dei... Cos'è? Bolette di tonno. Vabbè, noi facciamo il solito trucco. Mettiamo un tronco dentro la funivia. Prendiamo queste scatolette di tonno. Possiamo staccarle, sì. Perfetto, Mister Pepe Grande. Intanto che ci sei, grabba anche questa. E la giornata direi che per il momento, ragazzi, è finita. Quindi noi ci salutiamo qui con Mister Prepper. Io adesso praticamente torno a casa. E sì, vado a dormire e noi ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a tutti per essere stati con me e io, da me, da Leon Trip e da Mr. Prepper. È tutto. Mettiamo giù, aspetta, prima le bacche perché sennò me le dimentico la prossima volta. Ok. Andiamo a dormire. Quindi, ciao ragazzi.